E do il benvenuto a Geppi Cucciari. Buonasera. Ciao, ciao amico Diego. Una delle persone voi, per amici. Le quali posso proprio tirarmela nel dire che la conosco, non tanto perché sei la Geppi famosa, perché mia mamma delle volte, sai quelle domande che dicono: ma c'è qualcuno per bene nel mondo dello spettacolo? Io no, lei sì. Lei è una persona per bene, una delle persone per bene che ho la fortuna di conoscere. Che può detto sembrare questo, essere per bene può sembrare sinonimo di noia, di poco sprint, invece a volte quelle due cose combaciano, a volte no. No, poi tu, quale noia? Fai 250.000 cose. Scrittrice, conduttrice, comica, sto leggendo perché io parto sempre da Wikipedia, dove purtroppo ho notato una piccola cosa che è stata scritta nella tua bio, non so se l'hai scritta tu o no. Non l'ho scritta che io. Secondo me volevo sottoporti questa cosa, perché c'è scritto è stata una discreta cestista. Ora, uno quando fa delle cose, bene o male che gli riescano, ha anche un certo orgoglio che vorrei vendicare. Secondo me, quanto può pesare un discreta cestista? Hai fatto la 2, buttato lì superficialmente, anche con un po' di supponenza. Ma l'ho notato, l'avevo notato in realtà, e volevo addirittura risalire alla fonte e squarciargli le gomme, ma non l'ho fatto perché in realtà io ho giocato in maniera discreta ma con passione ottimale, nel senso che discreti erano i risultati pseudo oggettivi, ammesso che nello sport ci possano essere, in uno sport di squadra. Io fino alla Serie B ero una che poteva fare la differenza, in A2 ero una che poteva dare riposo a una giocatrice titolare senza fare troppi danni e senza far rimpiangere che non avesse un altro mestiere. Certo. E poi ero molto simpatica. Che ti posso garantire, quando la tua prestazione in un mestiere non è ottima, ma più ottimale che ottima, il tuo carattere, il tuo modo di comportarsi hanno un valore. Ma questo lo capisce solo chi gioca uno sport di squadra, dove, questo lo dicono i più grandi allenatori di calcio, il grosso del risultato lo si fa nello spogliatoio prima, cioè quando si crea il clima. Devo dire che sugli spogliatoi del basket femminile si dicono delle cose anche vere, in alcuni casi, in altri meno vere, numericamente, del resto siamo divise per quanto riguarda i gusti, sai a cosa mi sto riferendo? Certo. Però di sicuro la competizione tra femmine là acquisisce una dimensione nuova, perché tutte vogliono la stessa cosa, cioè giocare, e quindi esclude che qualcun'altra giochi, ma soprattutto vincere. Vincere, certo. Che è quello che vogliamo anche noi qui, nella squadra di Dimmi Quando. Ma oggi abbiamo portato a casa un gran punto con te. Te lo volevo dire. Grazie. Senti, sei una che si controlla le sue bio, si googola, si... Beh, guarda, oggi insomma è abbastanza pesa anche, no? La percezione degli altri di sé. Sì, diciamo che a volte capita di leggere delle cose che scrivono su di me, a volte ho preso la decisione diversi anni fa di non credere né a quelli che scrivono troppo bene né a quelli che scrivono troppo male, di fare una media tra ciò che leggo e soprattutto tra ciò che leggo e la percezione che ho di me. Se ci guardassimo, certo, tutti unicamente con gli occhi degli altri, ci vedremmo forse molto peggio di come non siamo, o sì, molto meglio, e comunque in maniera inesatta. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Sì. Allora, per riequilibrare quel famoso discreta buttato lì, adesso da quei ragazzi che uso chiamare redazione, in realtà sono un po' con un contratto un po' schiavista, comunque sono li saluto, ragazzi. Volevo fare aggiungere delle cose, volevo fare aggiungere la parola sublime. Però decidi tu in sì, che ambito, cioè in no, che ambito Geppi è sublime, secondo te? Dai, ti prego, leva quel discreto e metti sublime. È stata una sublime giocatrice di basket. Va bene, possiamo farlo. Non potrà mai negarlo. Infatti, si faccia avanti. Perché poi sublime già pesca nel giudizio, in qualche modo, anche il discreto pescava nel giudizio personale. Sì, però sublime è da quel plusvalore, secondo me, che non è bravissima, è sublime. Vabbè. Sì, è oltre il rendimento. Andiamo oltre il rendimento. Ecco, e restiamo nell'ambito della parola sublime, anzi, restiamo nell'ambito delle parole. Perché se c'è una cosa che io personalmente ho sempre stimato di te, ma che fa un po' la differenza rispetto ad altre, è la tua scelta sempre delle parole, quindi l'uso del vocabolario. C'è l'occasione, è successo qualche volta di restare senza parole, senza avere niente da dire? Lavorando? Nella vita. O nella vita. Ma sì, diciamo che mediamente le persone presenti nella mia vita sono quelle che a volte mi lasciano senza parole, perché non sempre bisogna avere qualcosa da dire. Io non sempre ce l'ho. Mi sembra molto intelligente, perché invece oggi tutti vogliono avere sempre subito un'opinione o qualcosa da dire su qualunque cosa. Invece a volte io non so le cose, quindi non posso avere un'opinione. Non è che, cioè, mi sembra superfluo chiarire che non sappiamo tutto adesso. Ma certo, quindi, no, ma invece è una tendenza orrenda di oggi, per cui ti dicono tre cose stracciate così e poi cosa ne pensi? Non ho capito. Non lo so, infatti, per esempio, che tu mi chiedi che percezione ho di me sulla rete, sai che io ho il profilo Twitter e non twitto perché non ho una relazione serena con quel mondo.
perché hai perso la password? Adesso. No, l'ho ritrovata. Ah, l'hai ritrovata? L'ho ritrovata. No, ma l'ho chiarito, che inizialmente era perché l'avevo persa. Adesso l'ho ritrovata, ma ho deciso che niente sarà all'altezza di questa attesa che involontariamente si è creata. Meglio lasciare così, sì, come il ritorno del Messia. Sì, appena dovessi scrivere qualcosa, scriverebbero: ah, e tu hai aspettato così tanto per scrivere questa, sì. E ci sarebbe un aggettivo che pesca tra il bar e l'osteria, certo. Di bassa, però io perché devo mettermi alla mercé di chi pensa che dire la propria opinione sia giudicare gli altri? Hai fatto bene, anche perché noi siamo visti soprattutto nei bar e nelle osterie. Noi siamo tipini da bar e osterie. Sì, sì, o li frequentiamo, siamo molto visti. Tu sei lì. Il tipo da oste proprio. Allora, abbiamo abbastanza tempo però per parlare del film che è uscito, che sta andando molto bene, che si chiama Un fidanzato per mia moglie, con Luca e Paolo, con Ale Franz, Dina Brescia, c'è anche Corrado Fortuna. Ti saluto, che è un caro amico, per parlare di altre isole comunque, no? Sì, ci sono delle radici comuni. C'è anche Pia Engelbert. Molto bene. Dove tu interpreti Camilla, che è questa donna, diciamo così, un po' difficile, un po' ossessiva, un po' troppo, insomma, è mortale vivere con lei, e si è resa senza volere, insomma, si è resa insopportabile a suo marito. Sì, una donna che diciamo ha una caratteristica, che questo suo aspetto un po' ossessivo e ipercritico, un cinismo un po' distruttivo nei confronti di ciò che la circonda, quando non è serena perché è senza lavoro, senza i suoi affetti, con un marito un po' distratto, questa sua caratteristica diventa l'unica preponderante nel suo carattere, quindi la soverchia in qualche modo, mentre invece quando lei ritrova un equilibrio, ritrova un lavoro, questa sua stessa caratteristica diventa in realtà lo strumento per uscire da quella fase di distruzione e ricominciare a costruire, perché tramite questo suo modo un po' disincantato di guardare la realtà, lei ricomincia a lavorare. Diciamo, quindi è abbastanza attuale, perché... Sì. Diciamo che il tema è leggero, cioè il tema, il modo di affrontare il tema è leggero, è un po' una commedia sentimentale con pennellate impressioniste di socialità, diciamo. Che meraviglia, un vernissage. Sì. Guardiamocelo subito. Sì, ce l'abbiamo, abbiamo un vernissage subito qua. Di che segno sei? Sagittario. È una coincidenza pazzesca. Sai che odio di più, proprio non li sopporto. Quelli che cercano le coincidenze a tutti i costi. Tutti sempre in cerca di un motivo per dire: ma che bella coincidenza, sei del mio stesso segno zodiacale. Camilla, mi interrompi? E non urlare! Sì, adesso urlo, prima non urlavo, adesso urlo. Devi dire solo tre parole: mi voglio separare. Mi voglio separare. Dai, quasi pronto, vai a metterti il pigiama, ti lavi le mani e vieni a tavola. Mi voglio sparare! Devo sparare. Vuoi lasciarla, sì o no? Non ci riesco. E allora qua ci vuole il falco. Ma cosa c'entro io con questo falco? È un esperto in divorzi. Rapini. Mi scusi, signora, vorrei rendere omaggio alla sua bellezza. Mi scusi, non ho spiccioli. Io la ragazza la conosco. È una rottura di coglioni inenarrabile. Come fate sesso? Non mi ricordo l'ultima volta che ho avuto un orgasmo. Sadomaso, usate degli oggetti, vi dite con chi lo vorreste fare, personaggi famosi. No, o io sopra, o lei sopra. Se tu sei uno spione, uno a cui piace guardare la moglie, il mio lavoro finisce qui. Ed ecco, in modo leggero. Riproviamo. Ed è in modo leggero che si possono affrontare senza ferire o senza pregiudizi temi anche che sono un po' tabù, come la crisi che c'è e anche un po' la depressione nella vita di coppia. Può succedere che una delle due persone di una coppia abbia dei momenti difficili di depressione. È un tabù che però invece qua viene affrontato. Sì, è affrontato con rispetto, diciamo, perché comunque esatto. La commedia dovrebbe avere per sua scelta dei toni più leggeri, però chiaramente qua il tema affrontato è un amore ai tempi della crisi, non soltanto sentimentale ma anche economica. Io conosco tantissime persone della nostra età, sì. Anche della, anche se io sono porto no, benissimo sì. Questi pochi più anni che ho di te. Sì, sono quasi uguali. Che si ritrovano a 40-45 anni senza un lavoro e secondo me questo è un tema che stravolge anche le relazioni che uno ha in corso.
Io vi invito a vedere il film al cinema, però a proposito di cinema, da quando tu fai cinema? Non te l'ho mai chiesto questo. Ci sono delle cose che non conosco, per esempio, nei tempi morti, cioè tu hai chiesto la roulotte per contratto? Sai come nei film ma americani? Pazza. Allora, cos'è, camerina, una roulotte? Hai chiesto per contratto di avere, so, delle pere sbucciate? No, la camper della Barbie, whisky, ho chiesto, con un'altra comica rosa, che saluto, di cui non facciamo il nome. Chi è che chiede quattro whisky? Una mia collega chiede quattro whisky. Brava. Cioè, io farei lo stesso. Comunque, tu? No, io no, io chiedo poco, chiedo dei caffè che sorseggio in maniera talmente pigra che diventano freddi e più cattivi di quello che sono di partenza. E tant'è vero che li abbandono sul set e me li portano sempre via, mentre a me piace sorseggiarli con calma. La roulotte te la danno d'ufficio, perché comunque è là che ti cambi e ti resti. Ma non è stupendo quando dice la roulotte mia? Eh sì, fa molto, cioè, così. Hai l'accappatoio? No. Cioè, no, non sempre, dipende. Beh, abbiamo fatto delle scene, per esempio, in cui pioveva fintamente con una gru che provocava la pioggia, e là venivamo asciugati alla fine di ogni scena. Che meraviglia. No, io non ho avuto grandi... Io voglio soltanto l'acqua, il caffè e dei panini. Dici che non faccio molta. Io, no, perché Jennifer Lopez chiede la papaya e un camerino dipinto di rosa. Invece io chiedo il caffè, l'acqua e dei panini. Io ti regalerò, te lo giuro, non è una figura, la roba finta che ti faccio adesso, un uncinetto del gomitolo, perché sa che era Russell Crowe, per passare il tempo, ha imparato a fare la maglia. Sì, però mentre faceva il gladiatore, puoi non rovinarmi questa immagine di me che lui che fa il gladiatore e poi fa l'uncinetto? Allora finisce qua l'immagine di Russell Crowe. Russell Crowe, il tuo tempo è finito, adesso è il momento di interrogarti. Sì. Le domande di dimmi quando. Devo guardare qua, lì, a sinistra. Sì, seria. Quando ti sei detta brava? Però, ecco, guarda, io terrei questo silenzio come risposta. Ok. Dimmi quando hai preferito non rispondere, adesso. Dimmi quando sei stata in discoteca l'ultima volta. Puoi farmi delle domande in cui non prendere il magnesio oppure non avere delle ripercussioni? Dimmi quando hai pensato, cosa ci faccio qui? Non dire adesso. No. Oddio, aspetta, no, però dimmi, questa musica sembra un quiz, invece no, è un'interazione. Sì, è un'intera quiz. Allora, possiamo ricominciare da capo? No, da questa, dai. Dimmi quando ti sei detta, cosa ci faccio qui? Un posto dove dici, perché sono finita qua? Come diavolo, perché? A un corso di step. Perché non riuscivo mai a prendere il tempo, era veramente infastidita. Dimmi quando ti sei molto stupita di te stessa. Quando non ho detto in alcuni casi quello che pensavo. Brava. Dimmi quando hai fatto l'ultimo sogno che ti ricordi. Ma stanotte. Cosa hai sognato? Ho sognato una distesa di papaveri. Abbiamo il telefono della nostra psicoterapeuta, pronto. La bellissima Giovanna Botteri. La Bizzarri, la pianista. Giovanna Bizzarri, bella, brava, pronta e sorridente. No, non ce l'abbiamo perché il programma costa troppo poco. E l'ultima domanda, dimmi quando inizia Lorem Ipsum. Quando inizia? Lorem Ipsum. Lorem Ipsum è adesso, cioè subito dopo di noi, perché è quella parola che pesca nelle cose che... È un programma. Però Lorem Ipsum è le cose che iniziano le quarte di copertina quando non si sa ancora cosa scrivere. Esattamente, l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti, te la faccio nell'orecchio, perché non si può fare in televisione. Come la donna bionica. Questo lavoro ti permette di conoscere e incontrare tante persone speciali che illuminano come un raggio di sole la tua vita e che rendono anche magari le giornate di lavoro fuori più facili da sopportare. A volte invece si incontrano persone che queste cose non le hanno mai neanche sentite nella loro vita. In modo particolare sono le due persone che Diego mi chiede di salutare, che hanno reso un lavoro già complicato quasi impossibile da tollerare, ma noi ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ciao P, ciao K. Grazie Geppi Cucciari, un fidanzato per mia moglie al cinema. Basta, omosessuale, capito? Tu hai cambiato il genere del film. Lo so, ciao, è un mio difetto, lo sai, non cambierò mai. Non è un difetto, è una caratteristica. Brava, buonanotte. Buonanotte. Io Lorem Ipsum. Brava. Non andate via, c'è Lorem Ipsum.